finalmente dopo quattro secoli, anche più di quattro secoli, la città di Scigliano ricorda il suo figlio più importante, Giovanni Valentino Gentile, che nel 1566 fu decapitato a Berna. Perché? Era un eretico, un antitrinitario, ma soprattutto era un personaggio straordinario dal punto di vista filosofico e ebbe un'influenza enorme in Europa, sia direttamente che indirettamente, perché coloro che lo condannarono, un po' per giustificare questo delitto, scrissero del suo processo e questi suoi libri si diffusero in tutta Europa, provocando, secondo me, una certa indignazione verso chi veniva ucciso per le sue idee, per la libertà di pensiero, per la libertà di parola, per la libertà religiosa. A Scigliano, quanti di voi hanno mai sentito parlare di Francesco Franchini? A parte il professor Nicoletti, ovviamente. Quanti? Nessuno. Allora, Gentile è il più grande scilianese di tutti i tempi, e quello non c'è ombra di dubbio, ora cercherò anche di chiarire qual è la sua importanza. Ma Francesco Franchini, che era un letterato al servizio dei Farnesi, dei duchi Farnesi di Parma, era un personaggio straordinariamente importante, che stava in tutte le corti italiane. I suoi poemi sono stati messi all'indice dei libri proibiti, non a caso è stato pure vescovo, e uno di cui, contrariamente a Gentile, di cui il volto è sconosciuto, noi abbiamo la fortuna di Franchini di Scigliano di avere persino un bellissimo quadro che sta nel museo del letterato Paolo Giovio a Como. Un altro personaggio sconosciuto sostanzialmente, che è un grande poeta latino, che è Francesco Franchini. E per la verità, tutta la nostra regione, in particolare la città di Cosenza, hanno prodotto una serie di straordinari personaggi, da Apollonio Merenta ad Agostino Doni. Agostino Doni è un altro personaggio che è sconosciuto o semi sconosciuto, che è scappato da Cosenza perché fu in prigione per 5 anni perché aveva messo in discussione l'esistenza di Dio. E scappò in Svizzera, dove studiò medicina, si laureò in medicina, divenne un medico molto bravo e scrisse un libro di filosofia, importantissimo anche questo nella diffusione del pensiero naturalista. E questi personaggi sono stati misconosciuti e sono in gran parte misconosciuti ancora nella cultura italiana, un po' perché l'Italia misconosce il valore della cultura calabrese, ma anche i calabresi non conoscono questi personaggi, questi uomini così importanti per la cultura europea. Noi dobbiamo riscoprirli, recuperarli, farli conoscere, ma perché conoscendo costoro conosceremo anche meglio noi stessi. Allora, Valentino Gentile è uno di quei personaggi a cui noi dobbiamo minimo 2 o 3 articoli della Costituzione italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, cioè la libertà religiosa, il principio che ognuno può seguire o non seguire la fede che gli pare senza essere perseguitato e bruciato come accadeva una volta, è uno dei principi più importanti che sorreggono tutte le Costituzioni occidentali. Così è la Costituzione italiana, articolo 19, prevede la libertà religiosa, nonché l'articolo 20, la libertà di culto. Se tu vuoi pregare il tuo Dio, non è che lo devi dover fare solo privatamente dentro casa tua, c'è una messa, c'è una moschea, quello che è, ognuno deve essere libero pubblicamente di fare ciò. Sono le grandi conquiste che, diciamo, segnano l'Occidente, il progresso dell'Occidente. E l'altra è la libertà di espressione e libertà di stampa, articolo 21 della Costituzione italiana. Tutti devono avere il diritto di esprimere liberamente le proprie idee con qualsiasi mezzo. Quindi stiamo parlando dei massimi fondamenti, pilastri della civiltà occidentale, libertà religiosa e libertà di espressione. Ora, queste libertà non è che nascono dal niente, non è che Gesù ce le ha volute dare dal cielo, nascono perché c'è stato un sacco di gente che nei secoli è morta
ha combattuto, ha vissuto vite d'esilio complicatissime. A Gentile gli sarebbe piaciuto, come a tutti, no, pure a me mi piaceva piacere rimanere a Cosenza, ma adesso non c'è la persecuzione, sono altre cose, ma sempre delle realtà. E immagino che a Gentile avrebbe fatto tanto piacere rimanere nel suo paese, tornare, magari andare a Napoli, a Cosenza, incontrarsi con Edotto e poi tornare. E invece non potevi tornare. Se adesso invece io posso tornare pure che sono emigrato, e lo dobbiamo pure a gente come Gentile, perché questi sono principi che vengono resi costituzionali, quindi sanciti come principio massimo a cui nessuna legge può violare, con la Rivoluzione francese. La prima dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, 1789, sancisce questi due, perché sono i più antichi, diritti di libertà. Libertà religiosa e libertà d'espressione. Ma non è che se ne sono inventati i rivoluzionari francesi. Si arriva all'affermazione, alla costituzionalizzazione, al fatto che diventano legali e non illegali come erano prima, in un percorso che comincia proprio nel Cinquecento, comincia con la Riforma protestante, perché quando Lutero rompe l'unità della Chiesa con la sua protesta, il primissimo Lutero, che è un rivoluzionario, dice: l'anima non può essere sottoposta al ferro, al fuoco e all'acqua, che erano i modi con cui venivano condannati gli eretici già dagli antichi. Perché l'anima, lo spirito, è una cosa libera, quindi non la puoi giudicare, dice il primo Lutero. Dopo due anni che aveva scritto queste cose Lutero, siccome cominciano ad emergere gruppi più radicali, e allora Lutero scrive un altro libro e dice: a questi qua li dovete massacrare. E infatti il massacro di più di 5.000 persone comincia, diciamo, la vicenda delle persecuzioni religiose. Ma quelli che verranno dopo, tra cui Gentile è uno di quelli, appunto, che uno di quei pochi che perderanno la vita condannato a morte, quelli che verranno dopo rinfacceranno sempre ai protestanti: voi ci avete da un certo punto di vista indicato la via, ma voi avete tradito quella strada che avevamo aperto e noi la proseguiamo. E in questa strada aperta a livello europeo nel Cinquecento, chi ha avuto la massima importanza, come ci hanno spiegato grandissimi storici del passato, sono stati i cosiddetti eretici italiani. Questi eretici, che erano eretici per tutte le chiese, appunto, c'era stata la Riforma protestante e i protestanti a questi quali perseguitavano pure. I cattolici li perseguitavano, i protestanti luterani li perseguitavano, i calvinisti li perseguitavano, tutti erano perseguitati da chiunque, quindi questi poi sono stati costretti a scappare. Poi, insomma, vedremo attraverso il caso di Gentile meglio come questa cosa si snoda, ma in tutta Europa, da una parte all'altra, che ti arrestano, ti minacciano di morte ogni due per tre, e però questi con indomito coraggio le idee le continuavano a trasmettere. Continuavano ad affermare, appunto, questa libertà, se la prendevano. E allora, appunto, come esce un personaggio come Gentile, come diventa uno dei sommi di questa corrente degli eretici italiani? Questo è come molti eretici avevano avuto inizialmente una formazione umanistica, cioè erano, appunto, c'era il Rinascimento. E quindi la cultura cominciava ad uscire dalle chiese, dove era stata, diciamo, monopolizzata fino al 400-500, quindi era una cultura più laica, più aperta, una cultura estremamente spregiudicata. Un altro, diciamo, dei pilastri su cui la nostra esistenza si fonda, che è il diritto alla critica, nasce grazie ai personaggi come Parrasio, cioè con questa tecnica arte che si chiama la filologia, cioè una cosa libresca, se volete. Però qual è il problema? Il Rinascimento, diciamo, si qualifica così perché rinasce la cultura antica, i grandi autori dell'antichità vengono riscoperti. Allora, gli umanisti quale esigenza hanno? Di disporre di testi corretti, perché fino a quel momento la stampa era stata inventata da pochissimo e si erano copiate a mano le cose, e per chi è abituato a leggere i manoscritti gli errori dello scritto è una cosa più normale che possa succedere. Allora
nasce l'esigenza di avere testi precisi e questi, in un mondo in cui il principio cardine era il principio di autorità, chiunque di noi fosse in questa stanza 5 secoli fa, se una cosa l'aveva detta Aristotele, il filosofo greco Aristotele, era la verità, punto e basta, non si discute, come se l'avesse detto Dio in persona. Questo era quello che muoveva, diciamo, tutta la cultura europea. Questa cosa comincia a ribaltarsi con questi studiosi e cominciamo a vederne già le conseguenze politiche in uno che Gentile conosceva benissimo e richiamava, il più grande di lui, Lorenzo Valla, perché Lorenzo Valla non si limita ad andare a controllare se la parolina greca era giusta o se era sbagliata con la tecnica della filologia, no, fa un passo più in là. C'era un documento che si chiamava la donazione di Costantino, l'imperatore romano Costantino, in virtù del quale per secoli la Chiesa romana aveva detto l'impero d'Occidente è mio e del Papa, perché l'imperatore Costantino aveva avuto la peste, il Papa Leone, quello che... Silvestro, quello che celebriamo, grazie, che celebriamo a Capodanno, San Silvestro, Papa Silvestro è andato e l'ha guarito. Allora Costantino ha detto: sa che c'è Papa, ti regalo l'impero d'Occidente, grazie. Forse una cosa che a dirla così pare una barzelletta, ebbene ci sono state guerre, ci sono state scontri secoli su questa benedetta cosa. Valla, con il metodo critico della filologia, si legge questo documento e dimostra incontestabilmente, con toni pesantissimi, violenti, anche con parolacce che non le posso ripetere, che ci sono signore, insomma, nel 400, e dimostra incontestabilmente che quello è un falso. Appunto, le fake news che ricordava prima Luigi ci sono sempre state. Un falso. È una cosa creata all'interno della Chiesa per rivendicare appunto i poteri laici, temporali. Allora dice: no, ce l'ha donata. Allora, già lì comincia ad emergere il tema anche in termini politici, e gli eretici sono tutti allievi, questi eretici qui, incluso Gentile, uno degli ultimi autori, forse l'ultimo autore che cita prima di morire Valla. Scusa, adesso ti interrompo, ma certo. Perché citato Valla, io forse un po' un convincimento un po' temerario. Valla non è solo però l'autore di questo studio sulla donazione di Costantino, che è la nostra falsa, è autore anche di un libro sul libero arbitrio, un'annotazione sui Vangeli, in particolare su quel testo, perché il testo importante è l'Apocalisse, l'Annunciazione di Giovanni, e lui fa delle annotazioni che poi pubblicherà Erasmo, e il libro sul libero arbitrio lo pubblica Lutero, perché in questo libro sul libero arbitrio che cosa dice Valla? Che non siamo liberi, cioè siamo predestinati. E io per questo ti faccio questa domanda, perché sono un po' come dire, convinto di questa cosa, che la polemica verso la Chiesa nasca prima, almeno prima che in Germania, no, cioè, a Napoli, guidata da Alfonso il Magnano, che riunisce attorno a sé un gruppo di intellettuali, tra i quali Valla. E Valla, che è uno studioso anche di Epicuro, no? Di Epicuro, come dire, oppone alla Chiesa la naturalezza della vita umana, insomma, quindi la materialità, la natura, che poi sarà il tema di quel Franco, di Niccolò Franco, ma poi sarà il tema di Antonio Teresio e poi dello stesso Teresio. Cioè io credo che quel gruppo di intellettuali che poi darà vita all'Accademia Pontaniana sia già sulla strada dell'eresia. Napoli venne uno spagnolo, no? che un personaggio importante, era non solo un intellettuale, che insegnava ai suoi seguaci la spiritualità, l'intimità della fede cristiana, ma nel solo Dio, e pensava che anche i riti bisognasse praticarli, ma diciamo nascondendo
una sorta, si chiama nicodemismo, no? Come Nicodemo, e arriva a Napoli invitato da un poeta spagnolo, si chiama Garcilao de la Vega, che è stato pure a Reggio Calabria. Questa tecnica, per approssimarci, per far capire come gli umanisti, poi si arriva alle cose che dice Gentile, il citato Erasmo da Rotterdam, grande filologo olandese, l'applica alla Bibbia. E allora a un certo punto che si rende conto? Che si rende conto Erasmo? Che c'è una parte della lettera di San Giovanni, il comma Ioanneum si chiama, in cui si dice praticamente, è l'unico luogo biblico dove sembra che si affermi l'esistenza della Trinità. Tre sono in cielo che danno testimonianza in cielo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Erasmo si rende conto che sto passo nelle versioni più antiche della Bibbia non c'è. È un'altra invenzione chiamata invenzione di Costantino. Allora lì comincia, nell'ambito appunto iniziata la riforma, negli ambiti anche umanistici, comincia questa critica che si va in particolar modo a concentrare sul dogma della Trinità, che appare un'assurdità manifesta da un punto di vista logico, infatti è una cosa che viene portata solo come un dogma che tu devi accettare come dato di fede. Nessuno ti può spiegare quaternità, ho fatto un lapsus evocando un termine che usava Gentile, perché appunto Gentile, riprendendo uno dei altri dei grandi sommi calabresi, Gioacchino da Fiore, diceva sta Trinità, ma è una quaternità, perché se la Trinità è divina, sono Dio, Gesù, Spirito Santo, e la Trinità è su quattro, non su tre. E questa cosa Gentile la userà moltissimo, è uno dei motivi per cui lo condannano. Allora, sto Gentile come si trova in questi ambienti? Credo proprio grazie a Franchini, perché appunto, come le città nostre al tempo erano importanti, qua nel 1535, passa il corteo dell'imperatore Carlo V, il più grande sovrano della terra, quello sul cui regno non tramonta mai il sole, come si diceva, perché c'aveva pure le Americhe. Carlo V non era mai venuto a vedere i suoi regni meridionali e quindi viene e risale la Sicilia, la Calabria. Lui, quando arriva da queste parti, si ferma a Rogliano a dormire, lui in quanto tale, ma il corteo invece si ferma a Scigliano. Ora, dovete considerare che il corteo non significa pure militari, ma lì c'era veramente il gota della società italiana, e non solo, in quel momento. I più grandi principi italiani, i più grandi signori, perché c'era il più grande sovrano del mondo che stava venendo in Italia e all'epoca usava così, insomma. Per cui qui, per le vostre strade, per i vostri palazzi, per le vostre case, quelle più antiche, c'è passato l'era di Dio, cioè volendo, non sto a seccarvi con nomi che nessuno poi ricorda, però poi invece vale la pena queste cose pure ricostruirle per bene, perché uno appunto si accorge che ci sono stati dei momenti in cui ti trovava al centro del mondo, esattamente al centro del mondo. In quel contesto c'era pure Franchini, perché c'era il Duca Farnese. E perché lui era anche un guerriero. Era anche un guerriero. E Franchini faceva pure una spia, faceva quello che serviva. Era un personaggio splendido, straordinario. Franchini, essendo di Scigliano, aveva rapporti con Napoli, con le massime personalità culturali con napoletane, e allora lo mette in contatto con dei napoletani, sto Gentile si trasferisce a Napoli, ma tiene sempre un legame con Scigliano. Voi considerate che Scigliano faceva parte di Cosenza. Cosenza era un territorio libero, non feudale, formato da Cosenza e da Infiniti, tutti questi paesi che ci sono intorno, avevano una loro autonomia, il proprio sindaco, la propria giunta, e poi però avevano una doppia cittadinanza, erano pure cosentini. E c'era un'istituzione provinciale, che si chiamava proprio il Parlamento Provinciale, dove si riunivano i cosentini, i rappresentanti cosentini. Ebbene, proprio Gentile nel 1537 fu il deputato al Parlamento Generale di Cosenza, perché era Scigliano che aveva l'eletto e Scigliano decise di mandare lui, perché era già una persona che era stata a Napoli, cominciava ad essere
un personaggio di un certo, livello. Io sento giovanissimo, perché aveva 37, aveva 22 anni. Più o meno, noi non sappiamo proprio l'anno preciso, ma grosso modo sì, grosso modo sì. Allora, a Napoli, questo pure che mantiene il rapporto con Scigliano, a Napoli diventa il luogo della sua vita ed entra in contatto, appunto, ricordava prima Luigi. Nel sud Italia, ma in tutta Italia, più che la riforma protestante, ha giocato moltissimo un movimento che si chiama Valdesiano, da non confondere con i nostri Valdesi, da questo spagnolo quando è Valdes, i Valdesiani. Era un movimento particolare perché era una specie di massoneria, cioè gradualistico. Tu comincia, c'era un maestro che cominciava a dire, ma non è che qua c'è qualche dubbio, e mano a mano, sottilmente, in modo socratico, come si dice, si portava sempre a limiti più estremi, fino anche a negare la Trinità, c'era addirittura chi arrivava proprio a negare completamente ogni religione. Gentile è uno di quelli che arriva a negare la Trinità, cioè uno di quelli che sono radicali. E da Palermo, badate che appunto, cioè, in Europa o questo fa un rumore per cui le tracce si trovano facilmente. In Italia è stata una primula rossa, perché questi qui erano personaggi che, essendo poi appunto eretici, un po' più regolari, e dovevano stare molto attenti. C'era l'Inquisizione, era un tribunale che ti pigliava, ti arrestava, ti mandava a Roma e ti bruciavano come niente. E per cui questi erano tutti personaggi che stavano un po' sotto nell'occhio, e se a un certo punto lo troviamo a Palermo, che seduce una nobildonna fiorentina che stava là, e da lì sappiamo che se ne voleva andare a Ginevra. Ma nel frattempo, questa è una delle cose, diciamo, credo degli apporti principali di questo mio studio, nel frattempo in Calabria, quando c'era stato lui, è emerso che praticamente c'era una diffusione di queste eresie che era impressionante, ai massimi livelli. Considerate i minimi di San Francesco di Paolo, il nostro venerato San Francesco, un convento proprio l'hanno dovuto chiudere, tutti arrestati a Spezzano Grande, perché erano tutti esterni, diceva anche se anche il gruppo diceva faceva parte pure Cervini, il generale dell'ordine, il famoso vescovo, arcivescovo di Reggio Calabria, Gaspare Dal Fosso, conosciuto anche Ricciulli Dal Fosso, che era pirogliano, personaggio importante della Controriforma, Ricciulli Dal Fosso, prima di diventare controriformista, era riformato, era eretico, pure lui, i massimi vertici dell'ordine dei minimi, della nobiltà cosentina, Barone Barraco, altro non visto a Telesio. A un certo punto il vescovo di Cosenza, a livello locale, chi gestiva l'Inquisizione era il vescovo. Allora a un certo punto l'Inquisizione romana manda una lettera al vescovo minacciosa, perché il vescovo insabbiava, cioè, la procura di Cosenza c'è storia, diciamo, ancora oggi, no? Già allora nel 500 insabbiava le inchieste del vescovo. E perché le insabbiava? E c'erano coinvolti i vertici della società. Il vescovo era il fratello di Bernardino Telesio, e in queste cose c'era coinvolto Bernardino Telesio, due fratelli di Telesio dovettero proprio abbiurare, sono stati arrestati. Naturalmente poi questo si è teso a mettere una coltre di silenzio su tutto ciò, ed è anche il motivo per cui voi non vi ricordate di Gentile, perché di fronte a questi personaggi uno all'epoca si vergognava. Perché se mostravi di aderire, veniva l'Inquisizione, ti pigliava una collotta e ti portava a Roma. Mica potevi dire viva Gentile o viva Valdes. Sì, sì, ricorda la lettera di Quattro Mani a Rescio, no? In cui si diceva, siccome appunto c'era la doppia cittadinanza, quando andavi fuori dicevi che eri cosentino, anche perché a Ginevra, quando Gentile va a Ginevra, che, scusate, nessuno conosceva Scigliano, ma neanche Rogliano, ma neanche Paola Mandea, poi non c'era neanche un problema di Scigliano, quindi si diceva cosentino. Ma diceva cosentino perché era la cittadinanza così. Perché avevano la doppia cittadinanza? Allora a un certo punto il successore di Telesio alla guida dell'Accademia Cosentina, siccome legge in un libro che sto Gentile era di Cosenza, è andato su tutte le fughe. Perché? Era il nome di Scigliano, perché era un'onda
insopportabile è perché l'Accademia Cosentina aveva avuto problemi seri. Sì, c'era stato poi l'assedio la testa ai Valdesi. No? Nel frattempo c'era stato anche il massacro dei Valdesi, a Guardia Piemontese a San Sisto, in quel periodo là, quindi la repressione era cominciata seria. E quindi Gentile a un certo punto, come tanti, se ne è smammato ed è andato a Ginevra, perché pensava come tanti che a Ginevra c'era la libertà. Invece purtroppo è arrivato a Ginevra, eppure quelli della Chiesa Riformata all'inizio facevano i rivoluzionari, Lutero, Calvino, quando sono diventati pure loro Chiesa, sono diventati come l'Inquisizione, uguale. E quindi quando Gentile va a Ginevra già era stato bruciato sul rogo un medico aragonese, Serveto, proprio perché negava la Trinità. Questo rogo è stato, ha avuto, così come poi la decapitazione di Gentile, ha avuto un'importanza decisiva nella cultura europea, perché i nostri eretici mica si sono stati zitti di fronte a Calvino. E l'hanno cominciata ad inondare di libri, il più famoso si chiama Gli eretici se siano da perseguitare, da eretici senza perseguita, un best seller europeo, in cui cominciano a dire no, no, voi non è che potete ammazzare le persone perché la pensano così o colà, ognuno la deve pensare come vuole, poi se vai a orribile bestemmia, ammazza qualcuno, poi ci mancherebbe l'altro, c'è la giustizia, ma sulla materia della fede, sulla materia di Dio, della religione, la stessa Bibbia è così oscura in tante parti, come fai a dare una verità definitiva che è quella e non può essere che quell'altra? Ce lo ha dimostrato la storia stessa della Chiesa che questa è una sciocchezza, perché quando hanno costretto alla biura Galilei, l'hanno costretta alla biura perché? Perché Galilei, come anche cominciava pure a dire, l'ha detto Copernico, diceva: non è che tutto c'era intorno alla terra, pur il sole, no, la terra che c'era intorno al sole, come tutti noi sappiamo ora. Se avendo detto questa cosa, poi gliel'ha andata a dire a Cristoforo Colombo, immagino sappiate la straordinaria grafica del ministro della cultura che dice che Galilei che è vissuto 100 anni dopo gli ha detto a Colombo le rotte, vabbè, ma lasciamo stare le battute. Però appunto, perché condannava Galilei la Chiesa? Perché nella Bibbia in più di un luogo c'è scritto, per esempio, quando risuscita Gesù, quando muore sulla croce, il sole si è fermato. Ah, quindi il sole allora si muove e ci sono anche, quindi, come dire, se uno stesse proprio alla lettera della Bibbia dovrebbe affermare ancora oggi che il sole gira intorno alla terra e quindi poi lo chiamiamo la neuro e lo andiamo a ricoverare, no? Anche se ormai, come sapete, il 10% della popolazione mondiale ritiene che la terra sia piatta. E quindi vedete ancora l'importanza di questi personaggi, come ricordava anche prima, come ricordava prima Luigi, perché questi valori sono valori eterni e sono valori che dobbiamo sempre difendere ad ogni costo, come ha fatto il nostro amico Gentile, che appunto bruciano Serveto e gli italiani a Calvino gli fanno vedere i sorci verdi. A un certo punto Calvino fa capire, vedete che va ammazza tutti quanti, c'è un momento di silenzio e poi che succede? Esce proprio Gentile e c'è un nuovo processo a Ginevra. Dopo che avevano ammazzato questo Serveto, era successa l'ira di Dio, vanno ad arrestare pure Gentile, il quale con un coraggio, prima diciamo ha cercato così, insomma, di fingere, poi da un certo punto, il 14 luglio, il giorno della presa della Bastiglia, dice che ha avuto un'illuminazione e ha cominciato a rispondergli a tono a Calvino, facendo il bestialire. Calvino era famoso per come, diciamo, riusciva a creare proprio offese, non so, pensate a uno sgarbo in confronto un educato, in confronto a Calvino. Imbrogliando un po', perché quando l'arresta di cattolici dicono no, ma io ce l'ho con Calvino che è contro i cattolici, non è che ce l'ho, ci mancherebbe. È una cosa incredibile, almeno 5 volte lui è riuscito a scampare all'arresto, è stato condannato a morte 2 volte, ce l'hanno dovuto condannare 2 volte, perché la prima pure è riuscita a diventare. Per cui, però,
Poi, siccome è sempre più visibile questo personaggio, appunto per questo viene ritenuto un eresiarca, Calvino in persona, quando lui è a Lione, crea un gruppo importante che si chiamano i deisti. I deisti, il deismo è la religione di Voltaire, la religione degli illuministi, il deismo è la religione della massoneria del Settecento. Siamo nel Cinquecento. Nasce allora, la prima volta che questo termine viene usato per questo gruppo, e vedete ancora una volta, poi potremmo andare su tanti altri aspetti, importanza, come dire, nella storia della cultura europea che hanno questi personaggi. E allora, siccome ha molto seguito, Calvino scrive l'Invietas Valentini Gentilis e la pubblica in latino e in francese. Lo stesso lì, cioè pensate che impatto questo qui stava avendo in Europa, per scomondarsi capo della Chiesa Riformata, uno delle massime autorità europee, a scrivere contro questo qua. E ce ne saranno tanti altri, uno scozzese, un tedesco, un altro svizzero, gente che lo attacca perché questo ha seguaggio. Poi a un certo punto, con tutti questi arresti, si capisce che non è più aria, e quindi se ne scappano tutti in Polonia, perché tra la Polonia e la Transilvania, che è una regione, non è quella del conte Dracula, come ci racconta, però è una regione dell'attuale Romania, c'erano dei sovrani che lasciavano fare, diciamo, sul piano religioso, non ti perseguitavano. Per cui il gruppo di italiani, di cui Gentile è una delle teste di punta, se ne vanno a Cracovia. La Polonia non era ancora cattolica. No, diciamo, vedete, quel papa polacco, che sul piano teologico era conservatorio e poi sul piano politico, per carità, ma sul piano teologico era Ratzinger, il teologo di Wojtyla, no? Il cattolicesimo polacco è un cattolicesimo intransigente. Il cattolicesimo polacco nasce nel 600 per scacciare quelli che erano i seguaci, gli eredi dei gruppi fondati da Gentile e compagnia. Quindi ancora una volta, vedete, anche indirettamente, cioè cose che hanno conseguenze ultrasecolari, ha contribuito sto benedetto Gentile. E allora anche in Polonia si fanno riconoscere, contribuiscono a fondare una chiesa che si chiamerà la Chiesa Sociniana, perché poi la guida di questa chiesa sarà un altro italiano, sempre in Polonia, che si chiamava Sozzini, alla latina Socino, quindi i Socinian, il socinianesimo è un'altra di quelle vie principali attraverso cui nasce la libertà religiosa in Europa. Cioè, se in Inghilterra e in Olanda, prima ancora che nella Francia rivoluzionaria, queste idee si affermano, è perché i seguaci dei gruppi sociniani poi sono stati cacciati dalla Polonia e sono andati in Inghilterra e in Olanda e hanno portato questo sapere per la libertà. E allora in Polonia ovviamente scacciano pure un'altra volta, cioè, ormai è diventata una cosa pazzesca. Alcuni trovano asilo in Transilvania, è un amico grandissimo di Gentile, riesce addirittura a fare tollerare dal re, dal principe, l'antitrinitarismo. Cioè è stata la prima legge più avanzata di tolleranza in Europa, 1571. Invece sto benedetto pazzo. Invece finalmente di dire, vabbè, mo abbiamo trovato un asilo, dopo tanto peregrinare per l'Europa, questo invece se ne ritorna in Svizzera. Da uno di quelli che l'aveva arrestato in persona. Non solo l'aveva arrestato, sto pazzo, quando è scappato a Lione, ha pubblicato un suo libro e l'ha dedicato a questo magistrato che prima l'aveva arrestato, poi lo ha preso per fesse ed era riuscito a scappare. Quindi immaginatevi il buco dalle orecchie, se lo vede davanti, come si dice a noi, bene mio, proprio, e lo arresta subito. Siccome questo era stato capace di fuggire dalla qualunque, si impegnano le massime autorità di tutte le chiese svizzere che convergono a Berna e dicono: questo non deve scappare più. E ci vuole scappare.
anche perché quando va al secondo processo, ormai sfida apertamente. Che lui, scusate che avevo meno verificato di dire, lui ritorna, si presenta da quel magistrato, non così, perché sfida tutti i teologi di Svizzera e di Francia, mi devono loro dimostrare che io ci ho torto e non che ho ragione io a dire che la Trinità è una fesseria. Cioè, la cosa che ci sembra pazzo, e io lo dico però, come dire, con l'elogio della follia di Erasmo, cioè una lucida pazzia che non era la pazzia da manicomio, era un coraggio indomito che ormai di fronte alle esigenze di urlare, basta scappare, le idee sono queste, se le volete, se no ammazzatemi pure. E lui lo dice, sarò il primo martire di Dio Padre, perché sono stati tutti martiri di Gesù. Io invece difendo sempre l'unico e solo Dio creatore dell'universo. E così va ancora, bladerà dal capestro. E gli tagliano la testa. E la testa però, diciamo, non va come sempre avviene, non basta. Quindi quegli stessi teologi di Svizzera che avevano fatto in modo che lui fosse condannato, fanno una serie di libri contro di lui per creare la damnatio memoriae. Questo doveva sparire. Ottengono il risultato contrario. Ottenendo il risultato contrario. Perché fino al, si può considerare, fine 600, Londra, il processo di Valentino Gentili tradotto in inglese dopo 150 anni, Valentin Gentilis del Trentesimo, pubblicato dopo 150 anni della morte a Londra. Perché? Perché era stato uno dei massimi interpreti e soprattutto uno dei martiri, uno di quelli che ci aveva messo la pellaccia e si era fatta ammazzare per difendere dei principi di cui oggi noi possiamo parlare liberamente. Sì, anche, grazie a lui. Certo. Grazie. Grazie, mi unisco ovviamente ai ringraziamenti che fatti, diciamo, da chi mi ha preceduto. Io mi soffermo giusto su questa bellezza che di fatto il Gymnasium ci consente, come tutti gli anni, di apprezzare. Io ho conosciuto la prima volta Valentino Gentile vent'anni fa, più o meno, quando realizzando il sito, all'epoca ricordo abbiamo collaborato con l'amministrazione comunale, abbiamo realizzato il sito del comune di Scigliano, e quindi nell'andare a leggere, no, diciamo, i personaggi del nostro passato, mi sono imbattuto, come dire, in Valentino Gentile. A dire il vero non sapevo nemmeno chi fosse, cioè, all'epoca, come dire, da tecnico che si occupava, di linguaggio di programmazione. Però poi guardando mi sono affascinato alla persona, e quindi poi, come dire, avere la possibilità a distanza di anni di poter entrare nel soggetto, capirne le sfumature, l'importanza anche che ha, perché poi negli anni, insomma, ho avuto modo di apprezzare la persona Gentile in diversi convegni e cose, diciamo, dove ho avuto modo di partecipare, mi fa veramente tanto piacere. Quindi grazie, voglio dire, a Antonio, per aver avuto veramente l'intuizione nel individuare questo tema e questa persona per portarlo, diciamo, a conoscenza nostra. E tra l'altro, consentitemi, diciamo, sarà materiale che noi, passatemi il termine, ci giocheremo, no? nelle prossime cose. E con immenso piacere che vengo qui a Scigliano, proprio perché, essendo il presidente del Club Rotary Giuliano Valle del Saluto, voglio portare la presenza del Club Rotary in tutta la Valle del Saluto. E questo è un modo per poter agganciare dei rapporti con le istituzioni, col sindaco, e per poter fare delle manifestazioni assieme e rivalorizzare il territorio da un punto di vista logistico, architettonico e soprattutto da un punto di vista culturale. Pertanto noi siamo veramente molto disponibili a interfacciarci con le istituzioni per migliorare il fabbisogno del nostro territorio.
E dopo questa manifestazione stasera ne avrò un'altra dove si parlerà della valorizzazione della Valle del Saluto e dove dobbiamo rivalorizzare tutti i valori. Io stamattina parlavo con una persona di cultura la quale mi ha proposto di fare una proposta questa sera, di valorizzare non tanto la parte architettonica ma quanto la parte culturale. Quindi fare in modo che i personaggi storici e culturali e intellettuali del nostro territorio avessero la rilevanza che meritano e soprattutto fare in modo che questo come progetto portarli nelle scuole e farli conoscere dai nostri ragazzi che tante cose non sanno del nostro territorio, della nostra cultura e delle nostre radici. Il rischio ogni volta che affrontiamo con la platea dei coetanei questi argomenti, e cioè di appendere un bellissimo quadro nella galleria degli antenati. E allora, che cosa succede con i nostri concittadini tredicenni che di queste cose, della storia locale e dei personaggi storici all'interno dei nostri millenari e bimillenari comuni ne sanno molto poco? Succede allora che, come il ginnasium, così come il Lions, ma anche il Rotary, potrebbe avviare nelle scuole dei comprensori di nostra referenza degli audiovisivi o comunque degli ausili didattici, un sapere minimo sulla storia locale e sui personaggi storici che rimangono a disposizione degli studenti ogni volta che hanno qualche mezz'ora da trascorrere assieme al rispettivo docente, perché i docenti delle nostre scuole vengono da fuori, quindi non si può pretendere che studino prima gli argomenti per poi farli rientrare nel programma scolastico. Quindi questo sapere minimo, con le nostre professionalità e con le professionalità che riusciremo a coinvolgere, si può fare. Scigliano non ha soltanto personaggi celebri come Valentino Gentile. Ho letto una lista di poeti, letterati, scrittori, anche un economista, Gregorio Lamanna, che ha scritto per primo nella seconda metà del Settecento sulla Sila e sulle politiche economiche che si sarebbero dovute fare in Sila. Con il regno di Napoli che sfruttava i boschi della Sila per la marina borbonica. Quindi, per non attaccare un magnifico quadro nella galleria, proviamo come associazioni culturali, come amministrazione, con il patrocinio, eccetera, proviamo ad organizzare questo sapere minimo. Vi dico subito che c'è stato un tentativo, sempre con i docenti, in quel caso erano i docenti destinatari e non gli studenti, ma negli anni 80 con la Fondazione Agnelli, sapere minimo sull'impresa, per cercare di far circolare le nozioni minime sulla teoria dell'impresa presso le docenze. Ecco, noi adesso dedichiamoci agli studenti di seconda, di prima, seconda e terza media. Grazie. Di rappresentare, e quindi un saluto al sindaco e quindi per suo tramite a tutta la cittadinanza, a chi naturalmente ha organizzato, al pregiatissimo amico l'ingegnere Basile, grazie Antonio per questa importante, non solo per questa importante iniziativa, al chiarissimo professore Adante, che ricordavo, ecco, in una mia fase non molto vicina ma non lontana del dottorato di ricerca presso lui, dall'amico carissimo e anche accademico corrispondente, tutto predicativo, auristico, questo è anche accademico corrispondente il professore Gallo. Allora, significo brevemente, al di là delle fatue retoriche che poi veramente stancano, che sotto un profilo di carattere filologico e prettamente letterario, perché io mi occupo di Dante in università e quindi questa è una prolusione minna che ha bisogno fare, mi dimandò chi fu il maggior tui, evidentemente siamo nell'inferno o all'inferno, come volgarmente si dice, e chi sono i tuoi avi. Quello che il presidente Nicoletti suggeriva e che poi nella ratio del ginnasio che governa l'idea di Antonio Basile,
quello appunto di un recupero non antiquario, qui abbiamo un importantissimo storico che ci darà la ratio profonda, se non poi sono parole trite, ritrite, il ripercospice, giustamente non la galleria. Allora l'Inclita Accademia Cosentina, che è quasi interrottamente, quasi, anche qui dobbiamo sfatare dei miti, ha nel territorio cosentino e non solo esposto con forza quella esigenza culturale, deve continuare a farlo anche in questi borghi, e non posso che quindi dare questo grazie affettivo ed effettivo a quanto viene fatto. E qui io leggevo nelle note, poi forse tanto il professore Dante quanto il caro professor Iallo, c'era una notificazione di carattere filologico, si dice sia stato anche questo nostro personaggio accademico cosentino. Non c'è una certezza assoluta, però abbiamo delle chiarificazioni. Ciononostante, significhiamo con l'espressione dantesca che se non si deve fare questa galleria di antiquari e di antenati, però c'è qualcosa che ci lega, e ci lega, se permettete, concludo, a questo territorio, perché provengo da questa amata terra. Qua vedo tanti amici, il dottore Maccarone, Ezio Arcuri, la pregiatissima e nobile moglie, tanti amici, e quindi c'è anche un afflato emotivo e di coscienza che poi si unisce all'esperienza gnoseologica, che è quella che mi fa palpitare con Dante. Allora applaudo a questa importante iniziativa, auguri all'amata e nobile città di Scigliano questa sera sotto il segno di Valentino Gentile, e come martire, come testimone, ne predicheremo fra poco quando ci spiegheremo con gli illustri relatori. Grazie a nome dell'Accademia. Il Franchino lo conoscevamo, non è che era... E sappiamo anche qual è la casa dove è venuto Franchino, ecco, che è quella casa di Cubani, più prestigiosa che c'è. Il comandante delle truppe imperiali. Cioè, ecco, ora io lancio questa cosa: quella casa rischia di crollare. Quindi, con il balcone tufo seicentesco, poi con la ringhiera spagnola, successiva, rischia di crollare. Allora, facciamo come abbiamo fatto a suo tempo per la Chiesa del Lume, che è un po' più avanti, che in qualche maniera siamo riusciti a bloccare il suo crollo. Ecco, facciamo in modo che blocchiamo il crollo. Però non ci rivolgiamo solo all'amministrazione comunale, prendiamolo come impegno noi come cittadini, che dobbiamo prenderci l'impegno di fare in modo che questa casa non crolli. Okay? D'accordo? E ci riproponiamo, e invito, scusami, il Rotary stesso, ecco, no, poi ti lascio la parola, di contribuire a fare un servizio che diventa un servizio complessivo. Colgo l'invito di Antonio, perché come facevo prima, ho fatto nelle mie presentazioni la rivalutazione della Valle del Saputo, contempla anche queste cose, individuare delle strutture di estrema importanza come potrebbe essere la casa dei Franchini, e cercare di riprendere e fare in modo che non crolli, perché in questa maniera crolla un pezzo della nostra storia, e non è il caso che noi la facciamo perdere. Quindi, anche portiamo avanti un progetto come Rotary, come istituzioni, come associazioni, affinché questa struttura si possa riprendere a valorizzare la nostra storia. Questo è per quanto riguarda l'impegno del Rotary. Io faccio domande molto semplici, non sono uno storico, e faccio domande molto semplici. Prima di tutto devo complimentare per la chiarezza del professore, e soprattutto anche per il modo di esternare degli argomenti così importanti, che non li ha esternati terra terra, li ha esternati in maniera che tutti quanti potessero veramente comprendere quello che era il pensiero religioso di Valentino Gentile. Io la ringrazio per questo. Grazie. La mia domanda banale, ma il fatto che lui si sia presentato volontariamente davanti a questo magistrato francese dicendo: io sono qui, finalmente mi sono costituito, era un modo per lui per poter rafforzare la sua ideologia, che finalmente aveva capito che nell'Europa, per rafforzare la sua ideologia, bisognava che ci sia stato un esempio eclatante, cioè qualcuno che ci potesse rimettere veramente la vita, dare la vita per quello che lui credeva e per cui noi l'abbiamo poi... Ho capito. Non so se... No, ho capito. Devo solamente fare una piccola...
precisazione, lui non si costituisce, tanto che, sempre sto pazzo, durante il processo a un certo punto pone una questione procedurale, dice ma sono io che devo fare le domande, non voi a me, perché sono io che ho lanciato la sfida, cioè lui mentalmente non si è andato a costituire, a rilanciare. Detto ciò però, fatta questa precisazione, credo che quello che lei dice invece, che non è per niente banale, sia assolutamente possibile, cioè è una delle poche, come dire, spiegazioni razionali, il gesto eclatante, come faranno gli anarchici dell'Ottocento in qualche modo, no? Cioè il gesto dimostrativo in modo che in qualche modo ste idee, perché lui in effetti pochi anni prima si era visto con Servetto, che il ruolo di Servetto le aveva alimentate le idee, non le aveva per niente fermate, e in effetti in Polonia poi la cosa prosegue e di nascosto anche in Svizzera e in Francia, quindi no, credo che sia, perché se no è inspiegabile. L'ipotesi sia l'ipotesi assolutamente lecita, perché resta, come ho fatto la ipotesi, resta diciamo inspiegabile che un uomo volontariamente sa che si sta andando a far ammazzare, insomma. Però, io, chapeau. No, posso aggiungere, cioè, credo che lui forse si è dimenticato di aver fatto dell'ironia sul magistrato di Wells, il quale, cioè, quest'uomo che guidava l'esercito a Berna, e al quale lui aveva dedicato ironicamente un suo scritto, e se l'era legata al dito, non se n'era scordato, erano passati diversi anni, insomma, sì, almeno 15 anni, insomma. Un po' di meno, ma si può pensare. E quindi quando lui arriva lì ha un nemico, però appunto si trova in una trappola, perché io credo che lui volesse passare da Berna e non da Ginevra, perché a Ginevra l'avrebbe arrestato e ammazzato. E ma l'avrebbe stato corrotto. Pure quel magistrato l'aveva stato, quindi sapeva che pure lui ci non è che trovava tanta accoglienza. Vabbè, che dite, diciamo.